Ha fatto due campagne in Africa. Allora, ogni campagna che ha fatta ritornava, che è stato fortunato perché è ritornato, con due croci al merito di guerra e una medaglia che ce l'ha il padre e un'altra croce di questa ce l'ha mia sorella. Perché che poi gli posso dire pure perché papà l'ha fatta questa guerra, ma è stato obbligato a fare la guerra, perché non è che papà mio la pensava come Mussolini, anzi, se poteva si sarebbe pure data la macchia, gli sarebbe piaciuto più fare partigiano che non militare. Però invece arrivavano le cartoline e si doveva partire. La famiglia di papà erano cinque figli. Quattro maschi e l'ultima una femmina. In una giornata arrivarono cinque cartoline di precetto, quattro, a tutti e quattro i maschi. Papà per l'Africa, Siedemondo in Albania e Siarmando non me lo ricordo. Invece Ubaldo, che aveva un difetto da camminava, gli fecero fare i lavori sedentari a Roma. Però al fronte ce ne stavano due, papà e Siedemondo. A papà, grazie a Dio, gli andava sempre bene perché è ritornato sano. Sano di fisico, ma non di testa. Perché quando noi gli chiedevamo, papà, hai dovuto ammazzare qualcuno, no? Perché non ci ha mai risposto, non ci ha mai detto sì o no, non ci ha mai risposto. Tante volte faceva la battuta dicendo, se non sparavi tu, sparavano a te. Capito? Quindi se non è. Comunque di sicuro non ce l'ha detto mai. E poi niente, mamma. Quando è tornato che non lo riconosceva nemmeno la sorella. Quando è avvenuto, quando io sono nata, il 14 giugno, no, prima il 14 marzo. È morta una bambina, una sorellina mia che era un pochino più grande di me, 16 mesi ci volevano tra me e Luciana. Il papà non c'era, stava in Africa e quindi sta figlia non l'ha rivista. Quando è partito ci ha lasciato Luciana. Quando l'anno dopo è ritornato, a giugno nel frattempo sono nata io, il 14 giugno del 41, sono nata io. L'anno dopo, quando papà è ritornato, con mia zia, che era la quinta figlia, mi aveva addobbato tutta caruccia, no? C'avevo 9 mesi. E siamo andati verso il viale della stazione per andarla a prendere. E invece venivano tanti reduci di guerra lungo il viale. E zia guardava, guardava, però papà non riconosceva. A un certo punto, davanti alle scuole, che me lo dice ancora adesso, zia Elide, hanno visto un barbone, un disgraziato che gli è venuto incontro e zia a me mi ha protetto con la mano, dice, mo questo che vorrà che è? E poi come si è avvicinato, zia l'ha riconosciuto dagli occhi, perché papà aveva gli occhi azzurri come il cielo. E come la guarda ha detto, Mario, ma sei tu? E papà dice, certo che sono io. E sono rimasti tutti e due perché dopo, quando è andato a casa, mamma ha bruciato tutti i panni perché erano pieni di zecche, di pidocchi, di pulci, di tutto e di più. Si tagliò tutti i capelli, però i denti li aveva persi perché ha detto che mangiare solo le gallette si mangiavano perché non c'era. E quando gli andava bene, lì ci stavano gli abissini con le mandriole dei capretti, dei caprettine. Ma 4-5 e la notte, se erano fortunati, gliene ammazzavano uno e se lo mangiavano quando gli andava bene, se no ste gallette e basta. Quella volta che ribelle, tu la sai, allora papà, sempre in Africa, c'avevano le tende militari. Stava di guardia, quella notte gli toccava fare la guardia. Allora stava fuori sta tenda, passeggiava su e giù,
da lontano vide un'ombra, dice: oddio, chi va là? Chi va là? Ha detto che non gli rispondeva nessuno. Allora ha detto che aveva un moschetto sulle mani, ce l'ho caricato subito perché. Poi mano a mano che questo si avvicinava, il papà faceva chi va là? Questo gli ha risposto chi va là? Allora papà dalla voce, però ha pensato subito, dice ma te pare, ma me sbaglio di sicuro, e ha ricominciato. Mano a mano questo cristiano si avvicinava, a una certa distanza si è fermato. Papà è andato incontro e chi era? Ribelle, il nonno di Daniele. Beh, papà dice: io ho buttato un moschetto, abbiamo buttato tutto. Dice: è una cosa incredibile, incredibile, che Ribelle era scappato dal campo dove stava lui, pensando chissà dove andare. E invece, proprio bene lì come erano accampati i militari col papà, eh no, con ribelle. E ci stavano, cioè abbiamo pure le fotografie, uno si chiamava Duca, uno si chiamava Leone, vestiti da carcerati con le righe, proprio come i vecchi film di Totò, uscì con queste cose righe. Questi erano prigionieri. L'avevano fatti prigionieri e allora subito dopo dichiarato che la guerra era finita, l'hanno portato un po' di qua, un po' di là, ma tanti. Una sera ne portarono i carabinieri di Norcia, 11 erano tutti incatenati, le manette e messi su una catena, manette e catena, 11, la cucina quant'era grossa, non mi hanno mai entrato. Poi mi ricordo che papà ci mandò. Perché queste cose a me della Castellina mi sono rimaste impresse tutte, chiaro. Cioè, dopo che ritornò dalla guerra, il lavoro non si trovava, perché papà quando lo chiamarono per la guerra faceva il feroliere, e invece dovette lasciare tutto, quando la patria chiama devi rispondere, no? Quando ritornò era un macello, e invece trovò questo impiego lì come guardia carceraria. E quindi dei carcerati ce ne abbiamo avuti tanti, 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 poi tanti fumini che ci hanno messo pure paura e tanti invece no, tranquilli, buoni, calmi. E un episodio che la guerra non era finita, però papà l'avevano rimpatriato finalmente quando stavamo a casa via Bandiera. Avevano messo, stava il focolare, no? Perché mia stava il gas o la corrente. Il caldaio lo conoscete qual è? Quello che si mette sulla catena del camino. E mamma doveva fare l'infarinata perché c'aveva l'acqua e la farina, non ci stava niente. Papà era andato a fare il fascio sul bosco, se l'era incollato e l'aveva portato lì per fare questa infarinata. E invece ha detto mamma, dice, avevo messa giù la farina, però dopo con il mistichino, quello lì che si fa la polenta, dice, io stavo lì a mischiare, a mischiare, a un certo punto lì la porta, sentirono dei bussà. Papà andò aprì e erano due belli tedeschi, tutti belli armati. E prima quella casa ci stava un corridoio molto lungo, prima di arrivare sulla cucina. Entrarono lì, si misero a guardare la camera, la cucina da tutte le parti e poi uno di questi mi pigliò in braccio a me e invece Carla ha detto mamma, dice era piccola perché era piccola, era appena nata, dice appena li vide, li sentì, cominciò a piangere come una pazza, non la poteva raccordare mamma. Invece a me uno di questi due tedeschi mi prese in braccio e mi diceva che dovevo cantare Bandiera rossa la trionfera, e questo voleva che io l'avessi cantata. E papà dice, a me mi tremava l'anima perché dice quelli c'erano venuti apposta perché sapevano che non era di destra. Dice, mo se questa mi canta pure Bandiera rossa, e gli davo la conferma. E invece ha detto mamma, dice non ho pianto, però stavo impaurita tutta. E Bandiera rossa non gliel'ho cantata. Fu
fortunatamente. E infatti dopo quando se ne andarono, mamma dice sarà spento un fuoco, mi sarà bruciata l'infarinata, tutto, pure senza pranzo, gli fecero rimanere tutto fatto.